Radio Linea numero 1, benvenuti nel pomeriggio del divertimento. Donna Cannone, Andrea Medri. Certo. Il funambolo Zagor. L'uomo che riesce a macchiarsi anche la tuta col sugo, Michele Pazzini. Verissimo. E soprattutto, soprattutto Ruben Camillas. Ciao. Sono tre le telecamere che ci riprendono come ogni sabato. Eccole, 1, 2, 3, benvenuti. C'è retrocanzone in molto bene, cioè spiegano come è nata una canzone, cioè il vero significato che sta dietro un grande successo, il backstage di una canzone. Il dietro. Retrocanzone. Cosa si nasconde dietro un successo? E oggi abbiamo fatto le cose sul serio, perché i Camilla sono andati a pescare un grande classico. Un grande classico. Cosa c'è oggi? Prendila così, di Lucio Battisti. Lucio Battisti. Come vogliamo Lucio sentire Battisti. Intanto andiamola. L'ascoltiamo intanto. Andiamola. Allora, oggi spieghiamo come nacque questa canzone meravigliosa. Prendila così. Non possiamo farne un dramma. Non possiamo farne un dramma. Celebre verso, no? Certo. Cerco di evitare i posti che frequento. Questa è la versione di Actarus, però. Ci avviciniamo sempre di più alla verità. Sì, ok. Spieghiamo come è nata. Allora, la cosa che sta dietro questa canzone è chiara. Sì, Lucio Battisti all'epoca ebbe una svolta ambientalista molto radicale. Cercò di cambiare nome Adamello Battisti in onore del parco e aveva preso terreni, coltivazioni e lui si è presentato un giorno con questo, aveva un amico immaginario tra l'altro, si chiamava Mogol e il vero Mogol si arrabbiava moltissimo aspettando Mogol, e lui aveva scritto questa canzone ambientata in una fiera di animali. Sei sicuro? Su, ascoltiamo. Era riferita a una capra. Sì, una capra. Non possiamo farne un dramma. Perché sai, la capra la compro, non la compro, la capra la compro. Beh, conoscevi già la panca, no, ma dopo c'è stata tensione perché la casa discografica fatta da Matti, il vero Mogol, il vero Mogol si è impuntato e Battisti, asino, e quindi capito, stress continuo. E alla fine hanno cambiato le parole. E l'hanno trasformata dedicata a una donna. Forse è tardi a rincasare un po'. Senti, le capre che tornano, i riferimenti sono continui. A fine giornata, certo. No, che non vorrei, sempre questa indecisione, non è una donna. Non è una donna, è una capra. La svolta ambientalista di Battisti, ecco, ci mancava. Con investimenti da latifondista, tra l'altro. Il finale... Lo vogliamo sentire? No, il finale era strumentale. C'è una lunga coda. Lì era tutto... Molto bucolico. C'era un piano Fender, c'erano i belati. C'era arrabbiatissimo Lucio, tra l'altro. Va bene, questo canzone. Lucio Battisti, prendila così, a molto bene su Radio Linea numero 1. Yo brothers and sisters. Molto bene, ogni sabato dalle 14 alle 16 su Radio Linea numero 1. Grande, bravo. FM, TV, app, web. La V di Viterbo, C'è anche il canale YouTube Molto Bene Official per rivedere tutte le puntate tra uno starnuto e l'altro di Pazzini. Io starnutivo perché teoricamente avevamo chiuso. Sempre insieme. Sentono freddo insieme, si ammalano insieme. Sentono caldo insieme. Salute. Ne faccio un altro perché teoricamente eravamo in pubblicità, ma Andrea tra l'altro la sputacchiera non è ancora arrivata. Arriverà. Aspettiamola. Ragazzi, un altro starnuto, spingete. Vai. Salute! Basta!